Tornata a casa da poco, passato il weekend, come avete visto, a Rimini dalla mia famiglia, non li vedevo da Natale, quindi sono stata contenta di passare un po' di tempo con loro. Poi tutte le volte che scendo ho sempre molto poco tempo, però cerco di fare delle cose che qua ad esempio non posso fare, e sono stata felicissima di andare al mare. Ovviamente sono andata al mare a prendere il sole, fare il bagno eccetera perché si gelava, però anche solo fare una passeggiata sul lungomare è veramente rilassante, anche sentire il profumo del mare, una cosa che mi manca tantissimo qua a Milano. E poi soprattutto ho mangiato un sacco di cose buone, mi sono portata anche a casa un po' di cose buone tipo i cassoni, li ho messi subito in congelatore. Per chi non li conoscesse, sono tipo delle piadine farcite, sono proprio chiuse a mo' di calzone, non saprei. Ho già un dolce in forno perché non ho nulla da mangiare di dolce, quindi mi porto già avanti per la colazione di domani. Adesso vado a fare una lavatrice perché ho svuotato la valigia, quindi via a pulire. E nulla, per il resto penso che collasserò sul divano e mi guarderò qualcosa. Devo ancora finire di togliere tutti i cartellini, eccetera, però questa borsa mi piace tantissimo. Cercavo proprio qualcosa del genere, misto fra elegante e sportivo, perché comunque ha la tracolla in tessuto, si può portare eventualmente anche solo a mano, quindi diventa un po' più elegante, e ha la chiusura magnetica, veramente meravigliosa. E anche questi pantaloni temevo tanto che non mi entrassero, avevo qualche dubbio sulla taglia, invece sono elasticizzati e mi piacciono tantissimo. Sono i primi jeans forse che ho che non siano super aderenti, quindi mi sembra di star comodissima, e mi piace molto anche come sta sul di dietro, perdonate la franchezza, ma non mi fa la loffa né niente e inizia a essere più comodo dalla coscia in giù, quindi secondo me veste molto bene. The way you move on like you do.
Oggi ho intenzione di fare qualche compera perché settimana prossima è il compleanno di mia sorella, quindi voglio assolutamente cercare qualcosa come regalo. E poi vorrei fare un salto da Tiger. Ho visto che finalmente sono arrivate anche in Italia le ampolle a forma di rana, che sono praticamente appunto delle ampolle da mettere nella terra dei vasi per dare l'acqua alle piante non solo quando non sei in casa, ma magari per quelle piante che hanno bisogno di più acqua per dargliela costantemente nel tempo. Sono pessima a spiegare queste cose, però penso che ci siamo capiti. In più, a breve sarà anche Pasqua, quindi immagino che ci saranno tutte le cosine nuove della stagione. Non ho intenzione di prendere chissà che cosa, vorrei in realtà prendere degli snack. Io che penso sempre al cibo e niente, penso che prenderò anche le buste per spedire i vari libri che ho selezionato, che voglio dar via. Proviamo questa esperienza di Vinted, vediamo come andrà e basta. Tra l'altro oggi avevano messo pioggia e in questo istante c'è un bel sole fuori, quindi come minimo inizia a piovere appena esco di casa. Sto cercando di fare in fretta, intanto ho appena asciugato i capelli, non mi stanno da nessuna parte. Sto cercando di fare in fretta appunto per sfruttare la luce. Tra l'altro non so se è la stagione o meno, ma mi si sono spaccate le labbra ai lati, nonostante io usi frequentemente sia il burro cacao che cioè, cerco di bere comunque più acqua. E soprattutto nelle ultime 2 settimane mi sono accorta che sto effettivamente bevendo di più. Non so se c'entri qualcosa o meno, però prima almeno se mi seccavano le labbra davo sempre la colpa al fatto che non bevessi abbastanza. Comunque mi piace un sacco questa BB cream perché non va a coprire eccessivamente, ma io non ho interesse di coprire. Mi interessa di più uniformare il viso e mi piace soprattutto il fatto che anche nelle zone, soprattutto qua le guance e la fronte dove sono anche secca, non mi segna per niente le pellicine. È stata un'ottima scoperta. È la BB cream di Herborian. Questo è l'effetto 5 in 1 e rimane un po' sheer sul volto. Sto poi provando i prodotti di Kes per una collaborazione su Instagram con il brand e in particolare mi piacciono tantissimo i loro stick. Mi voglio truccare poco cheat, però squintalata di illuminante come se non ci fosse un domani. Tra l'altro sti stick hanno un effetto bagnato bellissimo, cioè quest'estate mi vedo un sacco usarli. Anche adesso, però soprattutto d'estate, magari con un filo di abbronzatura, sperando di andare al mare quest'anno, chissà. Look finito, super super naturale, però luminoso. Sembra una lampadina qua al naso. Comunque adesso vado in missione shopping. A parte, questo è il mio bottino di oggi. Allora, sono passata da Primark e mia sorella mi ha convinta a prendere questa borsa perché le ho mandato le foto. Io in realtà me ne ero innamorata di una simile, però sul beige avorio, che c'era, ma secondo mia sorella era da vecchia, quindi l'ho presa color lilla. Ho preso poi per lei questi occhiali da sole e per me invece questi molettoni. Il combo colore è bellissima. E poi ha tipo un effetto pearlescente che mi piace molto. Li cercavo da tempo, quindi sono contenta di averli trovati. Ha poi sempre per mia sorella queste unghie finte di Claire's. Me le ha commissionate lei, nel senso mi ha detto lei che voleva queste, quindi sono andata sul sicuro. Ho trovato finalmente l'ampolla che vi dicevo a forma di rana. Adesso lo apro subito e ci metto dentro l'acqua per una delle mie piante che è sempre super assetata. Le ho preso poi questo piattino, a lei piacciono tantissimo i piatti a forma di frutta o verdura, quindi anche in questo caso sono andata sul sicuro e l'ho preso.
ho preso questo qua e invece per il mio balcone ho preso questo barattolo che dovrebbe essere in realtà di terracotta, dove dovrebbero nascere delle violette. Alla fine io mi sono tolta uno sfizio, mi sono presa questa busta di mini croissant, mini pane al cioccolà. Farò una merenda super golosa. Da brava romagnola doc non potevo non provare questi ravioli di rana perché il ripieno dovrebbe ricordare la farcitura classica della piadina romagnola. Quindi prosciutto crudo, squacquerone e rucola. Una combo che a me non fa impazzire perché non apprezzo particolarmente la rucola. E prima di cuocerli sapevano tantissimo di erbetta, quindi ero terrorizzata. Però in realtà non hanno un gusto malvagio, devo dire. In una scala da 1 a 5 darei un 3,5 perché non era malvagio, non si sentiva così tanto la rucola, il formaggio non ricorda lo squacquerone e il prosciutto invece sì, è buono, dà un giusto punto di sapidità e sembra quasi inserito a piccoli cubettini, quindi è interessante. Ovviamente nulla a che vedere con la piadina, ovviamente, però diciamo che ero un po' prevenuta ed ero convinta che non sarebbero stati buoni per niente, e invece non sono stati malvagi, quindi ci sta. Oggi invece il programma è quello di sistemare l'armadio, ma non semplicemente riordinarlo dal casino. Io mi vergogno un sacco comunque, perché tutte le volte che ci sono quei video in cui la gente pulisce e mette a posto, in realtà casa loro è già ordinata e pulita. E invece casa mia no, basta soltanto un giorno o due che non passo la polvere o sistema in casa che un po' forse per la stagione, un po' per il gatto, un po' per quello che è, sembra che boh. Sembra un casino. Comunque, in realtà oggi ho intenzione di cominciare il cambio armadio, perché ho visto che da settimana prossima dovrebbero alzarsi notevolmente le temperature. Quindi ho intenzione di iniziare a mettere via i maglioni di lana. Quanto mi pentirò di questa cosa. C'è da dire che ormai un mesetto fa avevo comprato su Shein dei contenitori per l'armadio, sia quello che vi ho già mostrato in cui tengo le maglie a manica lunga da mezza stagione, che è comodissimo se come mi hai piegato i panni un po' alla Marie Kondo, perché il contenitore ha già gli scomparti divisi per inserire ad esempio maglie, magliette o anche i pantaloni ed è diciamo a vista, quindi a colpo d'occhio riuscite a capire che cosa c'è all'interno e tiene tutto ben ordinato in piedi. Ho preso anche dei contenitori, diciamo sempre in tessuto con la zip, in cui riporre, proprio mettere via i panni. Per adesso io ho riempito questi contenitori con ad esempio le canottiere, i top estivi e le magliette a manica corta, quindi quando tirerò fuori ad esempio le magliette, poi all'interno di questi contenitori metterò i maglioni di lana e nel caso in cui dovesse tornare il freddo è lì sopra il ripiano, quindi basta che allungo la mano, lo posso prendere e tirar fuori il maglione. Quindi mi sento di iniziare il cambio armadio anche perché appunto non è che vado a mettere via gli scatoloni in soffitta in un posto chissà quanto irraggiungibile, alla fine è tutto dentro l'armadio. Prima di iniziare col duro lavoro volevo mostrarvi perché sono molto orgogliosa della mia piccola serra. Ho dovuto concentrare tutto qua in maniera un po' strana perché Taki puntualmente scava in questo vaso dove sta nascendo la paprika ungherese. Alcuni germogli purtroppo li ha raspati via, quindi speriamo che questi tengano botta. E ho piantato anche dei pomodorini. Questa dovrebbe essere una zucchina, forse anche quello, e qui dovrebbe nascere un cetriolo, se non sbaglio. Quindi io ho piantato un po' di roba, qualcosa sta nascendo, poi pian piano li metterò anche sul balcone appena farà un po' più caldo e soprattutto quando li travaserò. Questo è uno dei contenitori in tessuto che vi dicevo, che ha anche la finestrella per vedere che cosa c'è all'interno.
L'altro è lassù e ha appunto una maniglia, quindi anche facile da prendere. Questi invece li avevo presi da Ikea, così come questi. Penso che non ci siano più queste stampe floreali, ma li fanno periodicamente con colori o stampe diverse. Comunque sono sempre tipo in tessuto un po' rafforzato, hanno anche il coperchio e secondo me sono molto comodi. Andiamo via ai lavori.